Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Oggi maialino al latte, ecco gli ingredienti. E allora, una bella arista di maiale. Già con... Io me la sono fatta già mettere con la rete, in modo da poter mettere agevolmente gli aromi, che sono 100 g di burro buono, sale quanto basta, due foglie di alloro, qualche rametto di rosmarino, un bel trito di cipolla bianca, sedano e carota. Io questo già lo compro surgelato perché sono pigra, ma voi che siete più bravi di me fatevelo grossolanamente da soli. Poi del pepe e dell'olio buono e naturalmente un litro di latte. Io lo uso parzialmente scremato, ma i puristi lo usano intero. E ci servirà anche un bello spicchio d'aglio. E poi ci servirà un po' di farina per infarinare il maialino. Cominciamo subito. Come prima cosa, all'interno della rete inserisco i miei aromi. E allora metterò un po' di rosmarino, sia nella parte frontale che sul retro. E una bella foglia di alloro anche qua. Fate sì che queste spezie siano biologiche. Queste, per esempio, sono proprio le mie, fatte da me. Io utilizzo il tagliere perché mi viene più comodo. Metto la farina sul tagliere e infarino ben bene tutto il mio maialino. In una casseruola a sponde alte, io non ho una casseruola a sponde alte, quindi userò questo tegame, questa padella, no, non è un wok. Metterò 2 cucchiai di olio e 100 g di burro e lascerò fondere dolcemente. Non appena olio e burro cominciano a soffriggere, pongo sul fuoco l'arista e la lascio soffriggere dolcemente. E a questo punto metto dentro lo spicchio d'aglio. Piano piano, finché potete con le mani, rigiriamo il nostro maialino da tutte le parti, in modo da farlo sigillare da tutte le parti. Giratelo e rigiratelo fino a che non avrà una bella crosticina un po' da tutte le parti. Io prima ho rigirato un po' per farlo prendere di burro ancora in sapore da tutte le parti e adesso lascio fare la sua bella crosticina. Anche qui, tutto da tutte le parti. A dopo! La crosticina da tutte le parti, aggiungiamo il nostro trito di verdure. E saliamo sia sul maialino che sulle verdure. Voilà, e adesso è il momento di aggiungere il latte. Tutto il litro. Quindi portiamolo ad ebollizione. Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi, perché poi tutto questo verrà trasferito in forno. Il latte ha preso a bollire, quindi stacchiamo la fonte di calore e trasferiamo il nostro maialino all'interno di una teglia. Versiamo tutto il contenuto della nostra casseruola. Pepiamo bene il tutto. Sfiocchetto un po' di burro sulla superficie del maialino, poco, neanche 10 grammi sarà. Ok, adesso in forno a 180 gradi per un'oretta circa. Fa fede la prova forchettone, deve essere morbido all'infilzatura e di tanto in tanto naturalmente irroratelo nella parte superiore o rigiratelo su se stesso in quest'oretta. Ci vediamo tra un'ora. E alla fine della cottura, eccoci qua, è passata
nel mio caso un'ora e mezza, perché il mio maialino era molto grande e quindi ci ha impiegato un po' di più. Adesso lo tiro fuori e vediamo cosa c'è da fare. Ecco il bravo Gabriele che mi porge il bel maialino. Guardate che meraviglia, che meraviglia! Pongo il mio bel maialino sul tagliere e mi rimane il fondo in pirofila. Allora stacco tutto dai bordi perché ci serve tutto. Voilà. Prendo il boccale del frullatore e adesso frulliamo questo buon fondo di cottura. Verso in salsiera. A questo punto liberiamo il nostro maialino dalla rete. E cominciamo ad affettare. Ed ecco il nostro bel maialino che io decido di servire con pisellini e patate. E naturalmente una bella colata di cremina di cottura, che renderà super appetitoso il nostro piatto della domenica, direi un gran bel piatto della domenica. E allora buon appetito a tutti, vi lasciamo alle foto e noi andiamo a pappare. Ciao!